Dall'11 al 13 marzo io sarò al Teatro dei Servi a Roma, sono molto emozionata. Roma è una piazza molto difficile dove c'è un grande esubero dell'offerta, c'è una grande saturazione di mercato, quindi io sono sempre più grata a quelli e quelle che vengono a vedermi a Roma perché vuol dire che mi hanno scelto fra una pletora di È una eventi. Sfida totale e io non vedo l'ora di attraversarla, di buttarmici con tutte le scarpe, anche perché il Teatro dei Servi è un luogo prestigiosissimo. Io non vedo l'ora di andarci, sono troppo 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 emozionata. Tra l'altro, una super settimana prima di me c'è Laura Formenti, quindi facciamo tutta la settimana staffetta. Laura più io, sono troppo felice e spero che il pubblico in sala sarà felice quanto me di prestarsi alla mia terapia di gruppo. Roma è assolutamente presente nel mio spettacolo, sia perché la vivo in questa città da tanti anni, sia perché comunque io utilizzo il vernacolo romano, perciò Roma c'è sicuramente, sia per una questione dialettale, sia perché Roma è protagonista di molti dei miei disagi, anche perché io vivo a Ostia, quindi già raggiungere Roma è un disagio proprio nel vero senso del termine. E poi perché Ostia come periferia romana è come una delle tante periferie romane, regala veramente dei momenti eccezionali, cioè dei momenti fantastici, e c'è tanta gente che si riempie la bocca della periferia romana anche facendo parodie sulla periferia romana, ma in realtà è molto chiaro che non l'abbia vissuta veramente. Ecco, io invece l'ho vissuta veramente e mi piace raccontarla dal mio punto di vista, che è assolutamente scanzonato e anche innamorato di quella stessa periferia.